Ciao a tutti e bentornati alla versione di Parley. Io sono Roberto. E io sono Pablo. E come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Brutti bastardi. Perché devo pagargli l'università. E dobbiamo arrivare a 3.000 iscritti. Giusto, 2.500 iscritti, grazie. Come diciamo sempre, siate fottutamente curiosi. E non fermatevi alla prima. O al primo fantasma. Oggi parliamo di un film che compie 40 anni e che almeno per noi non è solo un film. Un film che è soprattutto un'avventura che lega più generazioni. Io avevo 8 anni quando sono andato al cinema a vederlo con mia madre e un paio di compagni di classe. E io avevo 6 anni quando mio padre me l'ha fatto vedere per la prima volta in DVD. E da quel giorno l'amore per i Ghostbusters rimane invariato. Smerdiamoci insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Iniziamo con il contesto. Siamo nella New York degli anni 80 e il Saturday Night Live è una vera e propria istituzione. Abbiamo già parlato di Saturday Night Live nel video di Eddie Murphy. Ve lo lasciamo o qui o qui. In poche parole, il Saturday Night Live dal 1975 negli Stati Uniti è il regno della stand-up comedy. Sin dal primo episodio, due colonne portanti di questo show sono Dan Aykroyd e John Belushi. I due si completano, sono la coppia comica perfetta. Dan, spilungone, pseudo nerd con una parlantina in grado di stordirti. Belushi, al contrario, un vero e proprio orso. Con una comicità di poche parole e tanta fisicità. Negli anni successivi il cast di SNL si arricchisce con altri pezzi da 90 come Bill Murray e Eddie Murphy. I comici di SNL a New York a quei tempi erano forse i personaggi più famosi in città. Erano amati, riconosciuti. Ovunque andavano si creava quasi un tifo da stadio. E loro erano lontanissimi da essere snob e distanti dal loro pubblico. Al contrario, con gente come Dan Aykroyd, John Belushi e Bill Murray, in città praticamente ogni giorno era Saturday Night. Tenete presente che per guardare questi comici all'epoca, dovevate o guardare il Saturday Night Live oppure andare nei club di New York. Quel tipo di comicità era una caratteristica molto newyorkese. C'era davvero lo spirito di New York condensato in quei personaggi. Un modo di concepire l'entertainment completamente local e per niente global. Questo ha permesso a questa generazione di comici non solo di essere comici, ma di essere grandi autori e sperimentatori. Questa libertà ha creato un tipo di comicità che oggi sarebbe impensabile. Oggi la chiameremmo politicamente scorretta o non woke. Ma ai tempi era un modo pungente e intelligente di prendere in giro i difetti della società newyorkese. Nel 1978 John Belushi aveva ottenuto un enorme successo grazie al film Animal House. E due anni dopo, assieme al fratello artistico Dan Aykroyd, cioè nel 1980, hanno spaccato Hollywood con i loro Blues Brothers. Personaggi, tra l'altro, nati proprio sul palco del Saturday Night. I due attori guadagnano una certa credibilità a Hollywood e proprio con questa credibilità Dan Aykroyd parla al suo agente di una certa sceneggiatura che ha scritto. Si intitola Ghostbusters, è ambientata in un lontano futuro in cui i fantasmi infestano le case e le città tanto quanto ratti e scarafaggi, e appunto esistono questi acchiappafantasmi che come normali disinfestatori aspirano gli spiriti dei trapassati dalle case della gente. Questa sceneggiatura finisce tra le mani del giovane regista Ivan Reitman, che la legge e capisce che così com'è non è realizzabile, soprattutto per una questione di budget. Ma soprattutto all'intuizione di dire ci sono troppi Ghostbusters in questa storia, dovrebbero essere di meno, perché dovrebbero essere degli outsider che diventano eroi. Dan Aykroyd accetta queste critiche con apertura e la sceneggiatura viene riscritta con Harold Ramis, attore ma soprattutto sceneggiatore di talento. La storia si semplifica, viene ambientata a New York e racconta di tre scienziati che semplicemente iniziano a dare la caccia ai fantasmi che si aggirano per la città. E il cast era di altissimo livello, oltre ad Aykroyd e Ramis, gli altri due Ghostbusters sarebbero dovuti essere John Belushi
e Eddie Murphy. Ma purtroppo John Belushi muore di overdose il 5 marzo del 1982 e il progetto ovviamente subisce una brusca frenata. Nasce un problema anche con Eddie Murphy, ovvero la sua carriera cinematografica decolla grazie al ruolo di Axel Foley e quindi anche Eddie esce dal progetto Ghostbusters. Ma il regista Ivan Reitman non molla, crede moltissimo in questo progetto e con l'aiuto di Harold Ramis riesce a convincere Bill Murray a prendere il posto di John Belushi. Bill Murray ai tempi era un fuoriclasse della comicità. Nel bene e nel male era un grandissimo improvvisatore. E se non gli lasciavi la libertà di improvvisare, lavorare con lui poteva diventare un vero e proprio incubo. Ma la chimica tra Aykroyd, Murray e Ramis era pazzesca. In più la sceneggiatura era solida e diciamo che c'erano tutte le caratteristiche per realizzare un'ottima commedia con effetti speciali. Perché di base per gli addetti ai lavori questo era Ghostbusters. Una commedia avventurosa con effetti speciali. La produzione dà il cosiddetto semaforo verde al film il marzo del 1983, con una data di uscita l'8 giugno 1984. Il film doveva essere girato, montato e post-prodotto in soli 15 mesi, una vera e propria sfida cinematografica. La sfida viene accettata e vinta dal team creativo e, nonostante le continue improvvisazioni di Bill Murray, la necessità di doversi inventare degli effetti speciali realizzabili direttamente sul set, come delle lunghe cannucce per far volare in aria i cartellini della biblioteca. L'impossibilità di girare tutto a New York per questioni di budget, e infatti il film è quasi interamente girato a Los Angeles, con qualche parte esterna newyorkese. Insomma, nonostante questa medio piccola commedia con effetti speciali non fosse stata pensata per spaccare Hollywood, Ghostbusters l'estate del 1984 spacca il box office. Costato 30 milioni di dollari dell'epoca, che sono quasi 90 arrotondati con l'inflazione di oggi, ne incassa più di 300 milioni, che con l'inflazione di oggi sono quasi un miliardo di dollari. Ma il successo di questo film non fu solo economico, ma anche culturale. La personalità di Bill Murray, unita al nerdismo di Dan Aykroyd e al talento più professionale di Harold Ramis, ma soprattutto di Sigourney Weaver, ha creato un mix perfetto. Non c'è una scena di Ghostbusters che non contenga un particolare, una battuta o un'espressione facciale che la rende unica e insostituibile. Hanno visto uno scarafaggio al 12°. Deve essere grosso questo scarafaggio. Enorme, stacca le teste a morsi. In più Ghostbusters è impregnato di una comicità particolarmente adulta, scorretta e scurrile. Ci sono delle battute molto forti, tipo quella che adoro sul fatto che l'uomo di Marshmallow sia vestito da marinaio. Forse abbiamo sbagliato tutto, lo avete visto come è vestito? È un marinaio, è qui a New York, lo portiamo a scopare e non avremo più noi. O la scena che da genitore mi ha sempre creato un discreto imbarazzo, cioè quella del rapporto sessuale tra il personaggio di Dan Aykroyd e un fantasma. Pablo mi chiedeva ogni volta che cosa volesse dire quella scena e io ogni volta gli rispondevo che il fantasma gli slacciava i pantaloni per fargli il solletico. Sì, è vero, quest'uomo non ha le palle. Ora lo so che cos'è un rapporto orale, non ho subito traumi. Lo so perché l'ho studiato a scuola, va bene? Ok, solo scuola, ok? Ma alla tua scuola vi insegnano a fuori i E ogni volta mi sono chiesto, ma che cavolo ci fa una scena del genere in un film che sarebbe dovuto essere per famiglie? E sta proprio qui la forza di questo film che lo rende immortale, cioè la sua genuinità. Tutti coloro che hanno lavorato a questo film a qualsiasi livello ci hanno messo la loro personalità, accomodante o pungente che fosse. Quando guardi Ghostbusters entri completamente in contatto con questi personaggi, perché sono veri. E in questo film c'è anche una buona dose di cattiveria, tutta rivolta contro uno specifico personaggio, cioè il personaggio di Rick Moranis. Quello che succede al personaggio di Rick Moranis è sempre di una cattiveria infame. La scena del ristorante, in cui lui chiede aiuto perché sta scappando dal cane infernale, e non solo nessuno se lo caga, ma dopo che lui è stato posseduto da questo cane, la gente torna a mangiare come se niente fosse, è una scena che da ragazzino mi faceva quasi piangere. Il
talento del cast, ma soprattutto la capacità di improvvisare, rende il film quasi un lungo sketch del Saturday Night. Non esiste un altro film che riesce a dare una sensazione del genere. Una delle scene più divertenti è quella dove Bill Murray fa un sopralluogo a casa del personaggio di Sigourney Weaver. I hate this. I like to torture him. La scena è completamente improvvisata e ogni volta che Murray apriva bocca qualcuno sul set scoppiava a ridere. Quindi la scena andava rifatta e Murray a ogni take diceva ogni volta una cosa diversa, magari più divertente di quella di prima. Ci sono stati momenti in cui il regista ha dovuto mandare via la maggior parte della crew tecnica perché non riusciva a non ridere. E la stessa cosa succede a noi pubblico. In più, questo film per la prima volta nella storia del cinema trasforma i nerd in eroi. E i protagonisti dei Ghostbusters sono tre sfigati, hanno studiato scienze, che non hanno una fidanzata e probabilmente sono stati bullizzati a scuola. Eppure sono credibili come personaggi d'azione. Quando li vedi imbracciare gli zaini protonici e catturare fantasmi, ci credi, anzi, ti esalti perché sono esattamente come voi. I Ghostbusters hanno creato un nerd power diverso di quello per esempio di Star Wars, perché quello di Star Wars è un nerd power passivo, emulativo. Il nerd power di Ghostbusters invece è reale, ovviamente non nell'attività ectoplasmatica, ma nel sentirsi fighi anche se si è nerd. Altra caratteristica che rende unico il fluido magico di questo film, che non è l'ectoplasma, è il fatto che i personaggi siano un team. Non è così scontato in un film d'avventura, perché di solito c'è l'eroe solitario o al massimo la coppia d'azione, ma il fatto che i Ghostbusters siano quattro amici, quattro adulti, ha subito suggerito a generazioni di ragazzi, per esempio, costumi di Halloween o di cosplaying. Non è assolutamente un caso che Stranger Things abbia voluto ricreare proprio quel team, già nella prima stagione per poi dichiararlo nella seconda. I nerdini di Stranger Things sono i Ghostbusters da piccoli. Poi ragazzi, il successo del merchandising, il logo dei Ghostbusters è su qualsiasi cosa. E ricordo in particolare il primo videogame dei Ghostbusters, che a rigiocarlo adesso sembra roba preistorica, eppure io ero fissato con questo gioco. Ogni volta che catturavo un fantasma ero così contento. Le storie di mille anni fa. Era calvo già allora. Cosa succede però? Succede che Hollywood, quando individua un filone che incassa, lo spreme fino al midollo spogliandolo però del motivo principale del suo successo, cioè la spontaneità. Nel 1989 esce un sequel, Ghostbusters 2, e il film non ha quasi niente del suo predecessore. Il motivo principalmente è che Bill Murray questo film non lo voleva fare. Ha accettato solo per i soldi e lo dimostra in ogni scena. Dopo succede che semplicemente il tempo passa e il mondo cambia. Bill Murray e Harold Ramis litigano tra di loro e non si parlano più. Dan Aykroyd perde un po' di lucidità professionale e Ivan Reitman continua la sua carriera con altri progetti. Tra l'altro Ghostbusters 2 ha la stessa dinamica narrativa del precedente, cioè entità minacciosa che arriva da un'altra dimensione, un personaggio viene posseduto e creatura gigante alla fine. Peccato che tra l'uomo di Marshmallow e la Statua della Libertà non ci sia lotta. Marshmallow tutta la vita! Il brand Ghostbusters paradossalmente fatica a trovare una sua identità in tempi moderni. Ci provano nel 2016 con un reboot remake con un cast di sole donne che, ragazzi, io al pensiero ancora vomito. No, God! No, God, please, no! 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 Siamo nel pieno del girl washing nato sull'onda del movimento Me Too ed era il periodo in cui prendevano vecchi film con protagonisti solo uomini e cambiavano il sesso ai protagonisti, con risultati sempre imbarazzanti. Il problema di questo Ghostbusters con sole protagoniste donne è che nessuna attrice che recita in questo film sa quello che sta facendo. Non c'è nessun tipo di trasporto o immedesimazione. Semplicemente imitano che cosa farebbe un uomo nerd in quella situazione, ma quasi prendendolo in giro. E i Ghostbusters non sono questo. I Ghostbusters ci credono sempre. Confermo, era un film di cui non avevamo assolutamente bisogno.
Nel 2021 esce un progetto molto interessante, cioè Ghostbusters Afterlife o Legacy, non si sa, questo film ha 10 sottotitoli. Perché dico che è molto interessante? Perché questo nuovo Ghostbusters è un enorme attestato d'amore al primo film, ai fan del primo film, ma soprattutto a chi quel primo film lo ha realizzato. Harold Ramis era morto nel 2014 e Ivan Reitman era molto malato e sarebbe poi morto nel febbraio del 2022. E il regista di questo Afterlife è Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, talentuosissimo regista di film come Thank You for Smoking, Juno, Up in the Air, e che sta per uscire al cinema proprio in questo periodo con un film dedicato al Saturday Night Live. Se non è una legacy quella dei Reitman. I Ghostbusters del 2022 è un film da pelle d'oca. Non è uno di quei film che puoi giudicare per la profondità dei dialoghi o per la sceneggiatura. È un film da questioni di famiglia. Se da ragazzino hai amato i Ghostbusters tanto da sentirti uno di loro, il film del 2021 è una chiusura del cerchio. Per me è stato come salutare il Roberto di 8 anni con affetto. Per me Ghostbusters Legacy o Afterlife è il Ghostbusters della mia generazione. Quello originale è inimitabile, ma appartiene al passato. Questo invece lo sento più mio. Questo film del 2021, purtroppo, doveva essere l'inizio di una nuova serie di film. E infatti quest'anno, 2024, è uscito Ghostbusters Minaccia Glaciale, con lo stesso cast del 2021 ma senza un briciolo di magia. Il film, come spesso accade, copia le caratteristiche principali del suo capostipite, con una divinità che proviene dal passato, che minaccia di distruggere New York. Invece del personaggio posseduto c'è un personaggio che diventa fantasma, invece del mastro di chiavi c'è il Fire Master. Ci sono un paio di punti interessanti, devo ammettere. Uno su tutti è la domanda: ci sono dei fantasmi che è giusto lasciare in pace? Cioè, perché catturarli tutti a prescindere? Molto particolare anche la relazione tra la ragazzina protagonista e un particolare fantasma che solleva delle riflessioni. Cioè, è possibile una convivenza tra i due mondi? Io invece lo salvo, perché alla fine ci sta che la divinità distruttrice arrivi sempre dal passato o da un'altra dimensione. Sono fantasmi, è gente morta, da dove deve arrivare? E poi mi piace perché la famiglia di Spengler continua la missione di Egon. Come abbiamo detto all'inizio del video, l'unico e inimitabile Ghostbusters compie 40 anni e a riguardarlo oggi si percepisce ancora l'energia di quel gruppo di comici che aveva New York nel sangue. Tra l'altro, io sono stato al quartier generale dei Ghostbusters a New York. Rimane uno dei film più importanti non solo della mia formazione cinematografica. È uno dei film che più mi ha legato a mio figlio Pablo, insieme a Ritorno al Futuro e a Richard Missione Africa. Ma no, Richard, no, quel pettirosso, no, fa cagare! Ghostbusters è il film perfetto per quelle serate che non vuoi guardare qualcosa di nuovo, ma neanche qualcosa di vecchio. È uno di quei film che ti fanno pensare alle serate tra amici. Pizza, birra e Ghostbusters è la mia domenica sera preferita in assoluto. Ghostbusters, ragazzi, se non l'avete mai visto, rimediate subito. Difficilmente troverete un altro film così libero. Dovessi abbinare Ghostbusters ad una birra, lo abbinerei a tutto il movimento birraio che dalla fine degli anni 2000 è uscito dalle cantine degli homebrewers per conquistare, almeno all'inizio, un'importante fetta di mercato. Serio? Quella libertà creativa, il fregarsene delle logiche di mercato, del marketing, della visibilità, è stata la base della Nouvelle Vague birraia, che purtroppo oggi si è un po' piegata alle stantie filosofie del freddo business. Ma basta saper scegliere. Hai finito di prendermi per il culo? E dalla versione di Barley è tutto. Buona visione. Buona bevuta analcolica, perché è minorenne. E non fermatevi alla prima. Venimmo e lo inculammo! I love this town!